Parliamo di un'altra iniziativa, proprio perché in notizia di oggi sono stati svelati i nuovi maestri del gusto nell'edizione 2021 e 2022. Dovremmo avere in collegamento con noi Daniela Fenoglio, che eccola qua, che è la curatrice di questa iniziativa, Maestri del Gusto. Appunto, dicevamo che proprio oggi vengono svelati questi 215 imprenditori, che sono veramente un po' l'orgoglio, i migliori nel campo enogastronomico di Torino. Ma intanto ci spieghi meglio questa manifestazione, questa iniziativa della Camera di Commercio e di Slow Food. È un'iniziativa storica che nasce anni addietro. Come si presenta l'edizione di quest'anno, visto che un po' tutte le iniziative hanno dovuto reinventarsi, no? A causa dell'emergenza sanitaria? Certo, sì. Grazie, un buon pomeriggio a tutti. Vi ringraziamo per darci l'opportunità di poter parlare dei maestri del gusto di Torino e provincia. Sì, questo è stato un anno difficile, però è un segnale che la Camera di Commercio ha voluto dare proprio per sperare in un ritorno alla normalità è stato quello di terminare comunque la selezione dei maestri del gusto. E quindi questa mattina, non avendo potuto fare la presentazione, la premiazione che facciamo ogni due anni in presenza con 400 persone in rappresentanza delle aziende, delle associazioni di categoria, abbiamo deciso di fare un virtuale comunque del progetto, e quindi da oggi tutti possono scoprire chi sono i 215 maestri del gusto di Torino e provincia. Ovviamente non possiamo annoverarli tutti, ma vorremmo scoprire da lei quali attività un po' aneddotiche, curiose spiccano, no, tra queste figure. Certo, noi abbiamo all'interno del progetto 26 categorie, partiamo con le aceterie e finiamo con i viticoltori, per cui si può veramente fare uno straordinario viaggio nel torinese. Per esempio, pochi sanno che in provincia di Torino c'è l'olio d'oliva, abbiamo due aziende che producono olio d'oliva, una a Pinerolo e Settimo Vittone. È una abbiamo inserito quest'anno diverse pasticcerie, anche se la categoria è già molto ricca, però la categoria dei nostri pasticceri è talmente tanta che a ogni edizione ci stupiscono con delle nuove caratteristiche. Abbiamo una pasticceria che riesce a fare delle pignole di meno di 4 grammi che sono. Abbiamo dei salumi al gin, cristini colorati, oppure un'altra caratteristica nei nostri apicoltori che praticano quasi tutto il nomadismo delle api, portano le api in montagna o nelle zone per poter fare i miei. Queste sono tutte curiosità che rendono molto varia la presenza delle aziende nel progetto. Ecco, sono maestri protagonisti anche di gesti di solidarietà, no? Certo, proprio questo periodo ha fatto sì che i maestri potessero esprimere una loro generosità che è proprio loro tipica. Tantissimi di loro hanno partecipato a iniziative di solidarietà, hanno per esempio portato a chi lavano i pastini, le brioche, i dolci all'interno degli ospedali, altri davano tutti i giorni un numero riguardevole di hamburger alle mense cittadine. Insomma, abbiamo potuto ritrovare in loro una generosità, una passione che è la stessa che poi mettono nel loro lavoro tutti i giorni, e non si sono stati indietro anche nel poter aiutare le persone in difficoltà. Ecco, bene, allora per scoprire, sapere di chi si tratta, basta visitare il vostro sito, immagino, no? Per scoprire i nomi di questi 215 maestri del gusto. Sì, siamo molto social, quest'anno ovviamente bisogna esserlo
Sempre di più abbiamo un sito che è maestridelgustotorino.com, una pagina Facebook, una pagina Instagram e veramente vi consiglio di mettere un like su queste pagine perché tramite queste pagine si possono scoprire tutti gli eventi in cui sono coinvolti i maestri. Bene, noi ringraziamo tantissimo Daniela Fenoglio, che appunto è la curatrice di Maestri del Gusto. Grazie per averci, insomma, fatto conoscere, per chi ancora non lo sapesse, appunto questa importante iniziativa. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro. E anche lei, buon Natale se non ci sentiamo prima. Bene, dicevamo con Grazie, il... io volevo Sì, prego. solo ringraziare tutte le persone che collaborano con me nel progetto perché il risultato che abbiamo raggiunto oggi è una grande squadra. Grazie a tutti e a Grazie ancora a presto. lei.